una partita durissima, è stata una battaglia. Siamo partiti benissimo nel primo set, poi abbiamo avuto il nostro purtroppo solito blackout nel secondo e non abbiamo aggredito fin da subito i ragazzi, però ci siamo subito rialzati nel terzo e di nuovo nel quarto siamo ricaduti in quel blackout che purtroppo dobbiamo riuscire a superare. Però per fortuna nel tiebreak siamo partiti subito a 1000 e li abbiamo lasciati a 6, mi sembra. Non... Allora, noi non ci arrendiamo, questa è la prima cosa che mi viene da dire, perché è vero come dice Daniele nei set pari, anche se nel quarto ne abbiamo avuto più occasioni per metterci contro le lunghezze, non siamo riusciti a sfruttarle, poi l'inerzia del gioco, che sono da set, loro sono usciti a scappare via. Ma non ci arrendiamo e questo è un segnale importante perché nonostante le riflessioni che stiamo avendo in questo periodo, i ragazzi stanno dando veramente tutto e Daniele è stato fortissimo insieme ai suoi compagni stasera e il quinto set, grazie anche alla sua continuità in battuta e alla sua efficacia, è stato un segnale fondamentale per riprendere quella vivacità fondamentale per poi esprimersi in tutti i fondamentali al meglio. Quindi siamo vivi, siamo battaglieri e non molliamo niente, giusto Dani? Forza Casoria. Forza Casoria. Sempre.